presidente della giunta Pigliaru invita Maninchedda a ritirare le dimissioni, ma il leader del partito dei Sardi non risponde all'invito. In attesa dell'approvazione in Senato della legge sul testamento biologico, al comune di Sassari si pensa a predisporre una bozza di regolamento. Addio alle lunghe attese per l'erogazione dei finanziamenti alle imprese vincitrici di bando, siglato un accordo tra la Regione e le banche. TG di Canale 12, buonasera e bentrovati. In apertura partiamo dalla politica regionale. L'avete sentito dagli strilli del nostro sommario, parliamo delle dimissioni dell'assessore Paolo Maninchedda, il leader del partito dei Sardi, non risponde all'invito di Pigliaru a rinunciare alle dimissioni. Il partito pretende un nuovo patto con la maggioranza. Sentiamo Marco Sanna. Il presidente della regione Pigliaru scrive all'assessore dimissionario Paolo Maninchedda per respingere le sue dimissioni e per manifestargli una stima mai mancata, oltre che comprensione per le scelte personali. Ma il presidente del partito dei Sardi non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Ieri, in una conferenza stampa nelle sale consiliari di Cagliari, il segretario del PDS, Francesco Sedda, insieme ai consiglieri Congiu, Manca e Desini, ha tenuto una conferenza stampa spiegando che prima di ogni scelta del partito occorre chiarire quali sono le intenzioni di governo della maggioranza. Quello che stiamo chiedendo al Presidente è di interpretare da sardo, da presidente dei Sardi, il conflitto fra la Sardegna e lo Stato italiano. Glielo stiamo chiedendo non solo perché l'indipendentismo è nella sua coalizione, ma lo stiamo chiedendo soprattutto perché ne va della dignità e dell'efficacia della nostra azione di governo, perché ne va della possibilità stessa che i sardi percepiscano le cose buone fatte e che si faranno e che si potrebbero fare con questo animo e con questo spirito. Gianfranco Congiu ha esposto con parole diverse il concetto guida, quello della questione sarda, irrisolvibile dentro il quadro delle normative italiane. Proponiamo il rinnovamento del tema del confronto con lo Stato in maniera vigorosa e vorremmo farlo non in solitudine, e vorremmo farlo con l'appoggio del Presidente a cascata di tutta la maggioranza di centro-sinistra, sovranista e indipendentista di questa regione. Paolo Maninchedda, dal canto suo, affida ogni dichiarazione al suo blog, dove fa capire che i suoi sforzi politici saranno indirizzati verso un nuovo corso politico. Si sta temendo l'evoluzione della parte dell'area progressista più riformista verso posizioni antagoniste rispetto alla Repubblica Italiana. Si teme la saldatura tra noi indipendentisti e vari settori riformisti, sia dell'area liberale che di quella socialista. Si teme la nascita di un partito o di una federazione della nazione sarda, ma l'area è proprio questa. Ancora politica, questa volta però a Sassari, a Palazzo Ducale. Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di bilancio dello scorso anno. Un sì, quello del centro-sinistra, che conferma il sostegno della coalizione alla giunta Sanna, seppure con qualche mugugno. In particolare da parte degli esponenti dell'ex civica Sassari Belladentro nei giorni scorsi passati al gruppo misto. Netto invece il no di tutte le opposizioni. Luca Fodai. La giunta Sanna incassa il sì del Consiglio Comunale al rendiconto di bilancio 2016 e va avanti con il sostegno della sua maggioranza. Nel corso dell'ultima seduta dell'Assemblea Civica è stato l'assessore al bilancio Simone Campus ad illustrare i numeri di un documento contabile che vale oltre 102 milioni di euro, con una parte accantonata di poco superiore a 60 milioni, una vincolata che invece supera i 66 milioni di euro e un'altra destinata agli investimenti pari a poco più di 2 milioni. Con il rendiconto si verifica quanto fatto dall'amministrazione comunale. È il momento naturale di riscontro tra gli obiettivi posti e i risultati raggiunti, e questi sono positivi, ha detto l'assessore Campus, che ha concluso così il suo intervento. Restituiamo alla città un ente con i conti più che in ordine, abbiamo incassato più di quanto sperato, con una provvista di risorse che prima non c'erano. È da queste che bisognerà ripartire, nonostante le difficoltà della normativa sulla finanza pubblica che ci vincola pesantemente. La maggioranza c'è ed è forte, ha detto al termine del dibattito il sindaco Nicola Sanna. Abbiamo portato tanti fondi e stiamo cominciando a spenderli, ha ribadito il primo cittadino. Pieno sostegno dal Partito Democratico. Il PD vota in maniera responsabile, i conti sono in ordine e i progetti sono tanti, ha dichiarato la capogruppo Carla Fundoni. Un centro-sinistra in realtà non compatto, i consiglieri dell'ex civica Sassari Belladentro non hanno votato il rendiconto. E con alcune caselle in giunta ancora vuote, come urbanistica e politiche educative. In questa maggioranza abbiamo una difficoltà politica grande come una casa, ha detto Efrem Carta di Città Futura, gruppo che esprimeva uno dei due assessorati da settimane in stand-by.
punti sui quali l'opposizione non ha mancato di insistere. Un bilancio di emergenza da parte di una giunta di emergenza che continua a segnare un profondo rosso, hanno insistito i consiglieri del Movimento 5 Stelle e del centrodestra. E mentre è in discussione in Parlamento la legge sull'istituzione del registro sul testamento biologico, che a breve dovrebbe essere approvata in via definitiva dal Senato, torna di attualità anche al comune di Sassari. Del tema si è parlato in commissione servizi sociali, pronta presto una bozza di regolamento. Sentiamo. Nel comune di Sassari il registro dedicato al testamento biologico, chiamato anche dichiarazione anticipata di trattamento, ancora non esiste, ma presto l'amministrazione potrebbe procedere alla sua istituzione anche sull'esempio di quanto avviene altrove. A sbloccare l'iter sarà, si spera a breve, il Parlamento. Dopo il sì della Camera, il testo del DDL è appena passato al Senato, che nelle prossime settimane dovrebbe licenziare la normativa. Accorceremo i tempi della proposta di regolamento comunale, ha assicurato martedì mattina l'assessore ai servizi civici al punto città Amalia Cherchi, intervenuta di fronte alla Commissione Politiche Sociali e Cultura del Consiglio Comunale, presieduta da Lisa Benvenuto. Una seduta alla quale hanno assistito anche i rappresentanti delle associazioni che portano avanti da tempo una battaglia di civiltà sull'istituzione del registro sul biotestamento. Ma come funzionerà? Sarà inserito un riferimento alle dichiarazioni di volontà del cittadino, che decide così anticipatamente se accettare o meno determinati trattamenti sanitari nel momento in cui non avrà più la capacità di operare una scelta. Prevista anche la nomina di un fiduciario. Con il registro si permette una libera scelta da applicare nel momento in cui non si è più in grado di manifestare la propria volontà, ha ribadito Francesca Arcadu, che ha riproposto il tema del biotestamento in commissione. Credo anch'io che i tempi siano davvero maturi. Finalmente la legge dirà che il paziente può rifiutare l'alimentazione artificiale o l'accanimento terapeutico. Non solo un atto di coraggio, ma anche di umanità, ha aggiunto Carla Fundoni, che era presidente della commissione, aveva dedicato diverse sedute al tema del biotestamento, su quale aveva già deliberato positivamente il Consiglio Comunale nel 2013. Cambiamo argomento. Sembrano finiti i tempi in cui le imprese vincitrici di bando dovevano aspettare a lungo prima di vedere erogato il finanziamento. È stato approvato in giunta un accordo tra Regione e l'Associazione Bancaria Italiana, che prevede che le banche eroghino immediatamente l'intera cifra da finanziare, evitando dunque le lunghe attese e permettendo agli imprenditori di dare avvio alla propria attività. Sentiamo i dettagli. 750 milioni di euro a tanto ammontano le risorse stanziate per la programmazione europea 2014-2020 a disposizione delle imprese sarde, imprese che spesso, pur vincendo il bando, hanno dovuto attendere troppo a lungo l'erogazione del finanziamento, questo fino a ieri. Da oggi, infatti, le imprese vincitrici dei bandi potranno immediatamente contare sull'intera somma di finanziamento del progetto, grazie a una convenzione fra Regione e Commissione Regionale dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, approvata ieri in giunta. Zero attese e niente tempi lunghi, dunque, le banche che aderiranno alla convenzione proposta dall'assessore del bilancio Raffaele Paci, metteranno subito a disposizione delle imprese il 100% dell'importo e saranno poi rimborsate dalla Regione su un conto corrente vincolato e dedicato. Una delle richieste che più frequentemente fanno le imprese è quella di accelerare i tempi delle procedure e dunque anche dell'erogazione dei finanziamenti, sottolinea Paci. Con questo obiettivo nasce la convenzione approvata a garantire finanziamenti certi in tempi brevi alle imprese che potranno così avviare immediatamente la propria attività, sganciandosi dai tempi delle procedure pubbliche che, sebbene stiamo cercando di ridurre, sono comunque più lunghi. In questo modo rendiamo più efficace il funzionamento della programmazione europea 2014-2020. La convenzione, che sarà firmata nei prossimi giorni, si colloca nel progetto Banche 2020 all'interno della strategia Europa 2020 della Commissione europea, messo a punto per garantire l'erogazione di servizi alle banche aderenti, per facilitare il rapporto banche-imprese, assicurando un servizio di supporto specializzato mediante progetti finanziabili con le risorse comunitarie, con riferimento sia alle risorse gestite direttamente dalla Commissione, sia a quelle cofinanziate e gestite a livello nazionale. Cambiamo argomento. I porti del nord Sardegna hanno partecipato al super yacht di Palma di Maiorca, un'occasione importante per invitare nell'isola le grandi imbarcazioni turistiche. Vediamo. Dopo la partecipazione al Salone Internazionale Nautico Düsseldorf 2017 all'interno dello stand della Regione Autonoma della Sardegna, i porti di Alghero, Porto Torres, Tintino, Asinara, Bosa, Oristano e Carloforte hanno partecipato al Super Yacht di Palma di Maiorca con un importante spazio espositivo organizzato ed allestito in collaborazione con Assonautica Nord Sardegna. L'importante manifestazione di Palma, qualificata a livello europeo, è di grande utilità per poter avvicinare i proprietari di maxi yacht ed altre imbarcazioni di pregio che stanno
programmando le vacanze. Durante la partecipazione si sono conclusi accordi di collaborazione con agenti marittimi, agenzie di servizi e società di charter. Per Alghero la partecipazione al Salone Spagnolo è importante sia per i rapporti economici e culturali tra le due città, sia per i trascorsi turistico-sportivi con la nota regata Alghero Palma che si riproporrà in nuove edizioni. I rappresentanti del Consorzio del Porto Algherese, soddisfatti per la presenza a Palma, da tempo vedono il porto non solo come approdo accogliente ma anche come punto di partenza per la conoscenza delle realtà economiche e culturali delle quali il nostro territorio è ricco. Considerando la varietà delle offerte delle località portuali mediterranee, sostiene il Consorzio, la nostra isola deve essere preparata ad affrontare la concorrenza mettendo in rete la bellezza indiscussa del mare e delle coste, la professionalità e i servizi dei nostri porti, l'accoglienza e le bellezze storiche e culturali delle città integrate con i porti stessi e le realtà dei territori limitrofi, in modo da fare conoscere la Sardegna in tutta la sua ricchezza. Torniamo a parlare di rete di banda larga nell'isola e accesso nelle procedure di gara da parte delle imprese sarde, al centro di uno dei tavoli di confronto nella sede dell'assessorato degli affari generali. L'accesso per le imprese sarde è garantito, assicurano dall'esecutivo, e può avvenire in tre modalità. Sentiamo quali. Intensa giornata di confronto nella sede dell'assessorato degli affari generali sul progetto per la diffusione della rete in fibra ottica nel territorio regionale. Gli assessori degli affari generali Filippo Spano e degli enti locali Cristiano Enriu hanno affrontato con l'amministratore delegato di Infratel Salvo Lombardo e con Chicco Porcu, componente del CDA della società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, questioni specifiche che riguardano l'attuale programma di interventi in 313 comuni in fase di attuazione e il piano appena finanziato con 83 milioni di euro. Tra i punti esaminati nel corso dei tavoli quello più spinoso, il ruolo delle imprese sarde nella procedura di gara. L'assessore Spano ha voluto dare immediata risposta alle piccole e medie imprese sarde che avevano chiesto di essere messe nelle condizioni di partecipare alle procedure di selezione per i lavori dei comuni, in totale 77, non inclusi negli interventi di infrastrutturazione in corso dal 2016. Dai vertici di Infratel sono giunte ampie rassicurazioni, precisano i due membri dell'esecutivo. In particolare l'amministratore delegato alla società in-house del MISE ha chiarito ai rappresentanti del mondo produttivo che per le imprese isolane si aprono tre strade in vista del nuovo bando. La partecipazione in forma aggregata alla selezione, la partecipazione alla gara promossa dal soggetto concessionario, che deve riservare uno spazio adeguato ad altre imprese, la realizzazione dei lavori della fase di subappalto, su cui Infratel eserciterà un controllo stringente per contrastare eventuali violazioni delle norme. Nelle prossime settimane, assicurano dalla Regione, saranno organizzati momenti di approfondimento per informare le imprese. Intanto 24 comuni sono stati raggiunti grazie al progetto promosso dalla Giunta Pigliaru dalla nuova rete in fibra ottica. In altri 110 i lavori sono in una fase molto avanzata. In tutti gli altri, dopo aver fatto chiarezza su permessi e autorizzazioni, i tempi di realizzazione delle opere potrebbero sensibilmente ridursi con l'obiettivo di chiudere tutti i cantieri nei primi mesi del 2018. Ed ora la pagina di cultura, Afonie indispensabili e la nuova raccolta di poesie di Gavino Pugioni, presentata nella sala conferenze della Biblioteca Universitaria in Piazza Fiume a Sassari. Vediamo. Afonie indispensabili, incontri diversi e la nuova silloge poetica di Gavino Pugioni. La raccolta, pubblicata dalle edizioni TOT, è stata presentata nella sala conferenze della Biblioteca Universitaria in Piazza Fiume, in collaborazione con l'associazione culturale Sinuaria Poetarum. Con l'autore hanno dialogato Donatella Secchi ed Eugenio Cossu, con le letture curate da Mario Marras e l'accompagnamento al violino di Alessandro Pugioni, presente la direttrice della biblioteca Viviana Tarasconi. Queste poesie sono lo specchio, ma non è una novità, di me stesso. Coi versi comunque si può raccontare di tutto e di più. L'importante è saperlo dire, saperlo scrivere, pur sapendo a chi occorre rivolgersi, perché dopo dice che sono sempre più rari coloro che leggono la poesia. Mi auguro che avvenga piano piano il contrario. La solitudine dell'anima è l'uomo calato nel nostro mondo con la sua disperazione e le tragedie della vita. Perché afonie indispensabili? Le afonie sono un po' come il risultato dei rumori. Parli e parli senza voce, cerchi di farti capire labialmente con le labbra, però insomma è un'afonia.
Ed è in programma dall'8 giugno nell'ex biblioteca universitaria tre mostre per tre grandi temi: carcerazione, immigrazione e antichi mestieri. Un'iniziativa di Ogros, Fotografi Associati, che presenta i lavori di Salvatore Ligio Masala, Antonio Mannu e Marco Ceraglia. Sentiamo Sandra Sanna. Tre mostre per tre grandi fotografi saranno allestite a partire da giovedì 8 giugno all'interno del suggestivo spazio dell'ex biblioteca universitaria, un'iniziativa di Ogros Fotografi Associati presentata nella Sala Milella dell'Università di Sassari da Salvatore Ligio Masala, Antonio Mannu e Marco Ceraglia. Un'unione di ricerca, documentazione e memoria raccontata attraverso le immagini su tre grandi temi. La proposta di Marco Ceraglia, L'Urlo, una riabilitazione impossibile, affronta l'ambiente della carcerazione, realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Interno e il frutto di un'indagine che si pone un interrogativo. L'istituzione carceraria è una via percorribile per la riabilitazione? Migrazioni, un progetto nato dai viaggi di Antonio Mannu, la ricerca dei sardi nel mondo, durato 6 anni, esprime attraverso l'obiettivo le esperienze e i racconti di chi ha lasciato l'isola, cercando di capire come è cambiato il loro rapporto con la terra d'origine. Infine, l'appassionata opera di Salvatore Ligio Masala, dedicata alla sua città, Sassari, a un mondo in via di estinzione, fatto di artigiani, agricoltori, cavallanti, mestieri che stanno scomparendo. Figuras tre mostre, un'iniziativa sostenuta dal Banco di Sardegna, che sarà aperta al pubblico dal prossimo 8 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.45, il sabato dalle 16 alle 18.45. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva, restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva. Da lunedì prossimo e fino all'11 giugno la Sardegna è ancora protagonista al Geo Village di Olbia, arriva la Coppa Europea di tiro con l'arco paralimpico. I migliori arcieri del mondo si sfideranno per i trofei del Para Archery European Circuit, un altro grande riconoscimento al CIP Sardegna. Stamattina a Cagliari è stato presentato l'evento. Icori Bichesu. La Coppa Europea di tiro con l'arco paralimpico approda in Sardegna. Olbia e il Geo Village ospiteranno l'evento da lunedì 5 giugno fino a domenica 11 giugno. I migliori arcieri paralimpici saranno protagonisti. Ne abbiamo parlato stamane a Cagliari nella conferenza stampa di presentazione. Un evento internazionale di elevata statura che ci permette non solo di portare alla vista di tutti le grandi strategie e le grandi abilità dei nostri atleti, ma soprattutto ci permette di dare ancora una volta una risposta tangibile a quelle che sono le indicazioni e la mission. Questo per noi ancora di più da sardo è un fiore all'occhiello e ci permette di poter rispondere in maniera importante qui nell'ambito del territorio. INAIL crede assolutamente che lo sport sia un mezzo importantissimo per far sì che le persone che sono rimaste vittime di un infortunio sul lavoro possano ritornare a fare una vita quanto più possibile normale. Lo sport è una cosa importantissima per avere il recupero, sia a livello di fisico, per vedere quali sono effettivamente ancora le abilità, poter essere inserito nella società, e quindi per noi è importantissimo il fatto dello sport e avere un partner che nell'ambito del discorso sportivo possa garantire livello di qualità, di attenzione, di possibilità, di strumenti per poter fare lo sport così come deve essere fatto. Ed era questo l'ultimo servizio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 5012. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14, ora spazio alle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Rimanete però insieme a noi anche dopo l'informazione, perché c'è la nuova puntata di Doc News, le notizie rappate da French Mentana, e quindi rimanete con noi per questo appuntamento su Canale 12. Invece il telegiornale torna domani alle 19.45 come sempre, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.